Buongiorno, bentornati su Corsia 4. Siamo in compagnia di Federico Turrini. Benvenuto su Corsia 4. Complimenti, perché questi assoluti, insomma, hanno portato una bella gioia. Quindi un bellissimo 400 misti, qualificazione per le Olimpiadi, terzo tempo al mondo. Quindi ti aspettavi di fare questa gara? Ma io ci speravo, cioè speravo soprattutto di ottenere subito la qualificazione olimpica, perché ci ho puntato molto e era importante anche per poter poi lavorare con serenità e con un po' meno di stress in vista dei prossimi obiettivi stagionali. E comunque che stavo bene lo sentivo, da gennaio mi sono allenato forte, fisicamente insomma non ci sono stati intoppi e quindi speravo di poter fare un bel tempo. Sono contentissimo di aver ripetuto il tempo del 2013-4-11, era 3 anni appunto che non lo nuotavo, quindi vicinissimo al mio personale e questo insomma è stata una bellissima soddisfazione. Insomma, ti hanno definito e ti sei anche definito vecchietto, diciamo, e quindi hai messo un attimo un punto a questo aggettivo. Mi sembra che più che vecchietto, qui abbiamo tagliato fuori gli attributi, abbiamo dimostrato un attimo che il valore di Federico Turrini c'è ancora. Quindi adesso la prossima tappa è sicuramente gli europei, poi 7 colli, sicuramente andrai alla ricerca di qualche altro pass nelle tue gare. Ma penso che comunque il fatto di aver fatto il tempo nei 400 era la gara che mi interessava di più. Poi nei 200 ieri sono andato bene, e pur non avendola magari finalizzata al meglio, però comunque continuerò a lavorare in ottica 400, perché penso sia la gara dove possa avere più possibilità anche a livello internazionale, quindi preferisco comunque concentrarmi su quella, e poi farò sempre anche 200 in tutte le gare, perché comunque è una gara che anche lì mi ha dato tante soddisfazioni, però a livello internazionale è un po' più difficile, un po' più chiusa come gara. Poi per il vecchietto si fa per scherzare, chiaramente gli anni passano, cioè ho 29 anni, però finché sto bene e mi diverto sicuramente sarò qui a combattere con gli altri, quello è sicuro. Dubbiamente, quello è ovvio, e vediamo che comunque in acqua quest'anno sei anche molto più rilassato rispetto agli anni precedenti, che arrivavi sul blocchetto carico, molto carico di tensione. Coach Franceschi? No, Stefano è contento soprattutto del 400, perché l'ho fatto proprio come l'avevamo impostato. Forse ho fatto un piccolo errore nello stile libero e quindi magari pensava che potessi valere anche qualcosina in meno, però insomma aver ripetuto quel tempo lì è importante, dà una bella spinta anche per appunto far vedere che d'averlo rifatto dopo 3 anni che possa andare avanti ancora un po' a togliermi le soddisfazioni. E magari dei due sperava potessi nuotare anche un po' meglio, c'è stata però la gara di Chiara prima della mia che non è andata come speravamo, e questo magari mi ha un po' abbattuto e quindi non ero al massimo della concentrazione, però vabbè, ci sta, sono comunque contentissimo di quello che ho fatto. Bene, Federico, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia su Corsia 4, ti facciamo il nostro in bocca al lupo per questa stagione molto impegnativa e un arrivederci. Grazie e arrivederci a voi.